Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo del tema acclimatazione a goccia, che si usa di solito per l'acquario marino. Ciò non toglie che noi possiamo impiegarlo anche per il dolce. E allora, chiaramente questo sistema è un po' esagerato, diciamo, per il dolce parlo, però certe volte magari se prendiamo dei pesci diciamo particolarmente delicati o magari di cattura, possiamo usare questo sistema per far sì che comunque il passaggio dalla busta alla nostra vasca avvenga nel modo meno, diciamo, traumatico possibile. Allora, di che cosa c'è bisogno per questo sistema a goccia? Allora, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è un aereatore con il suo tubicino e la pietra porosa che poi andremo a mettere nel secchio, appunto, dove verrà messo il pesce, appunto i pesci, con l'acqua della busta. Quindi appunto abbiamo bisogno di un secchio. Questo per il momento si mette da parte. E poi c'è bisogno di un altro tubicino, che vedete che io qua ho tagliato il tubo e ci ho messo questa valvola di antiritorno, che serve a far scorrere l'acqua, appunto, dalla nostra vasca al secchio. Poi, così facendo, appunto, l'acqua della vasca entrerà piano piano nel secchio dove ci sono i nostri pesci, appunto, e quindi l'acqua piano piano si andrà a mescolare fino a che, appunto, il passaggio dall'acqua della busta, diciamo, a l'acqua della vasca sarà completato, appunto. Allora, discorso aereatore. Allora, questo qui serve per prima cosa per far sì che l'acqua dentro il secchio si mischi meglio con l'acqua della vasca che noi diciamo mettiamo nel secchio, al fine di fare il tutto quanto il processo, no? E oltre a questo ha anche la funzione, diciamo, di dare un po', come dire, un po' di tregua, no? un po' di sollievo ai pesci che comunque hanno fatto un viaggio
che può essere più o meno lungo, che però comunque saranno sicuramente stressati da tutto questo. Quindi adesso procediamo con il nostro acclimatamento a goccia. Ancora un altro po' con il nostro processo di acclimatamento cosiddetto a goccia, possiamo fare più o meno, non so, 20 minuti, mezz'ora, perché vedete che appunto l'acqua della vasca scorre da questo tubo e va a finire piano piano nel secchio dove ci sono i nostri pesci. E chiaramente possiamo farlo questo processo per il tempo che ci pare, però appunto io più o meno mi regolo con la quantità dell'acqua che c'era nella busta, con l'acqua che andrà a finire appunto dentro il secchio. Adesso il secchio è quasi pieno, quindi ecco, appena arriva alla fine credo che prenderò i miei pesci con la rete, col retino che abbiamo, che ho qua, e niente, e così il processo sarà finito. È chiaro che non si deve mai mettere l'acqua della busta dentro la vasca, perché questo potrebbe portare dei patogeni e così via. Anche perché appunto l'acqua delle buste dei pesci comunque sono acque cariche di stress, no? Perché appunto si sono fatto un viaggio, eccetera. Quindi è sempre meglio diciamo prendere i pesci col retino e metterli dentro la vasca senza acqua, appunto. Senza l'acqua del secchio dove è stata fatta l'acclimatazione. E niente, poi è chiaro che comunque le luci della vasca devono stare spente, perché comunque dopo il viaggio, insomma, i pesci sono stati per diverse ore al buio, quindi diciamo dargli subito una luce così sparata sicuramente gli fa male. E va bene, direi che da questo video è tutto, e noi ci vediamo nel prossimo video.